27 maggio del 1993 un Fiat Fiorino imbottito di tritolo esplode sotto la Torre dei Pulci, tra l'Arno e gli Uffizi, che restano danneggiati. Il capo del comando mafioso è Gaspare Spatuzza, che si era occupato anche della strage di Via D'Amelio contro il giudice Borsellino. Uccide la famiglia Nencioni, comprese le bambine Caterina, 50 giorni di vita, e Nadia, 9 anni. Muore anche Dario Capolicchio, 22 anni, studente. La strage è eseguita su ordine dei fratelli Graviano, che secondo la sentenza di primo grado del processo dell'Utri avevano rapporti con il senatore. Spatuzza si pente nel 2009 e i giudici di appello del processo dell'Utri lo chiamano per raccontare tutto quello che sa su stragi e trattativa. Oggi posso dire che vigliaccatamente quando avviene la strage di Capaci, come io, come un po' tutti, di cosa non abbiamo gioito. Quando avviene l'attentato e danni del giudice Borsellino in Via D'Amelio, vigliaccatamente ripeto che anche io assieme agli altri abbiamo gioito, perché in un certo qual modo rappresentavano per noi il nostro nemico principale. Per questo dico che Capaci a noi ci appartiene, Via D'Amelio ci appartiene, Firenze non ci appartiene, tutto il resto non ci appartiene. Anche l'uomo che ha fatto la strage di Firenze, quando scopre di aver ucciso dei bambini, ha un sussulto di coscienza e in una riunione in Sicilia alla fine del 93 pone il quesito a Giuseppe Graviano: è stato davvero necessario? Nell'immediatezza il Giuseppe Graviano mi riferisce che è bene che ci portiamo un po' di morte dietro, così chi si deve muovere si dà una smossa. Quindi ci spiega il scempio di un qualche cosa, che se andrà a buon fine ne avremo tutti dei benefici, a partire dai carcerati. Quindi questo incontro si conclude con chi ci affida il progetto di questo attentato contro i carabinieri, attentato che si doveva fare sul territorio di Roma. Quindi si parla di potenziare l'attentato, stavamo usando una tecnica mai, così possiamo dire, ma è che qualcosa del genere neanche i talebani fino adesso hanno fatto. Quando è tutto pronto per l'attentato che doveva costare la vita a 100 carabinieri durante la partita Roma-Udinese, ecco che Giuseppe Graviano viene a Roma e nel famoso incontro al Bar Donei con Spatuzza gli spiega perché c'è bisogno di così tanto sangue. Mi riferisce che avevamo chiuso tutto e ho ottenuto quello che cercavamo. Questo grazie alla serietà di quelle persone che avevano portato avanti questa cosa. E che, erano... che non erano come quei quattro, scusate, prego, prego, il termine, come quei quattro cristi socialisti che siamo presi i voti nell'88-89 e poi ci avevamo fatto la guerra. Quindi... E vengono fatte in nome di due soggetti, di Berlusconi. E qui gli venne a dire a Graviano se era quello del Canale 5. Sì. Graviano mi disse che era quello del Canale 5, aggiungendo che tra cui c'è di mezzo un nostro compaesano, sì, dell'Udre. Sì. Grazie alla serietà di queste persone ci avevamo messo praticamente noi il paese nelle mani. Giuseppe Graviano mi disse che l'attentato contro i carabinieri si deve portare a termine, che con questo gli dobbiamo dare il colpo di grazia. Boom, ti buttano dentro tutta questa spatazzatura che ovviamente adesso fa perdere tempo. Ma perché? Vi siete domandati perché? Ma perché non cercano i responsabili delle stragi e i veri mandanti invece di rompere le scatole a me?